Cari fratelli e sorelle, sono Don Carmelo I, parroco della parrocchia di Santa Caterina di Alessandria di Bruxelles. La mia vocazione, come sapete, è nata a San Martino di Schio e lì mi sono consacrato alla Regina dell'Amore. E sono stato per tanti anni collaboratore del veggente Renato Baron. Buon ascolto a tutti voi su Teleradio Colbe. Grazie e buon ascolto. Carissimi fratelli e sorelle, dopo la parabola del seminatore di domenica scorsa, Gesù racconta quella della zizzania più altre due. In tal modo approfondisce l'insegnamento sulla sua predicazione, spiegandone le intenzioni, cioè la diffusione del regno di Dio. Ed è proprio questo regno di Dio che crescerà nella società e si radicherà nella storia seguendo modalità che potranno stupire molti. La parabola della zizzania invita noi credenti a vegliare. Gesù non impone di tenere gli occhi chiusi, anzi, ci invita a vegliare e a praticare la propria facoltà di discernimento. Anche in natura la zizzania o l'olio, quando germoglia, è indistinguibile dal grano. È al momento di mettere la spiga che si scopre la differenza. Dai loro frutti li riconoscerete, dice Gesù, parlando della diversa qualità degli uomini. La malvagità si insinua e prova a resistere assumendo, almeno per un po', l'aspetto del bene. Prima o poi, l'ipocrisia non sfugge alla denuncia degli onesti, ma è tanto più pericolosa quanto più tardi viene scoperta. Nel mondo dello spirito, a differenza di quello materiale, il bene può esistere senza il male, ma non il male senza il bene. Perciò Dio sopporta molti mali perché ne vengano maggiori beni. Ciò che permette al frutto del bene di resistere alla vicinanza nefasta è il fatto di rimanere saldo, ma saldo nella fede. Non facciamoci scuotere oltre misure dal male, che pure sembra non avere freno nel mondo. In realtà, un limite alla malvagità esiste, e come ci ha insegnato il Papa San Giovanni Paolo II, è la stessa Divina Misericordia. Gesù ci presenta il mondo come un campo in cui crescono grano e zizzania mescolate assieme. Nella società c'è il bene e il male, lo sappiamo, come nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella stessa Chiesa c'è tanto bene, ma si può vedere anche tanto peccato. Nessuno di noi deve sentirsi tutto buon grano o tutta zizzania. Siamo tutti un po' santi e un po' peccatori. Le parabole di questa domenica sono per i frettolosi, per gli impazienti, per coloro che vorrebbero fare continue crociate punitive in tutte le direzioni. Ma Gesù dichiara che Dio non ama l'intransigenza orgogliosa, ma la pazienza umile e fiduciosa del Padre, che viene al nostro aiuto. A noi però non piace questa situazione, perché tutti, più o meno, soffriamo la patologia dell'intransigenza e siamo portati ad essere duri nei confronti dei peccatori, evidentemente quando i peccatori sono gli altri. Ma Gesù, con chiarezza, ci ricorda la situazione del Regno di Dio qui sulla terra. Il grano cresce assieme alla zizzania, il bene sta accanto al male. La mescolanza di grano e zizzania la troveremo ovunque, ma soprattutto nel nostro cuore. La pazienza che Gesù insegna non è abdicazione, ma intensità di amore. È l'unico atteggiamento che permette di saldare insieme la verità e la carità. Cari fratelli e sorelle, la pazienza di Dio
È questo il grande tema della parabola di questa sedicesima domenica del tempo ordinario. Dio non interviene subito nella storia dell'uomo, Dio ci aspetta sempre, ma alla fine il male sarà strappato ed eliminato. Il nostro Dio è un Dio di pietà, un Dio di compassione, lento all'ira. È pieno di amore, un Dio fedele. Nel regno di un tale Dio non c'è posto perciò per serve impazienti, per gente che non sa far altro che invocare i castighi di Dio e indicarle di volta in volta chi deve colpire. Non dobbiamo lasciarci sconvolgere dalla presenza del male nel mondo, ma dobbiamo sopportarlo e avere fiducia insieme nella giustizia e nella misericordia del Signore. Queste parabole sono praticamente un appello alla bontà. Occorre fare il bene con serenità e con la certezza che i giusti splenderanno. Cari fratelli, il male non ci deve scandalizzare, ma ci deve impegnare partendo dal nostro cuore e dalla nostra vita personale. La zizzania può diventare grano, lo siamo sicuri di questo. Guardando Gesù, la Chiesa costantemente si purifica e si rinnova. Le inevitabili scorie di zizzania si trasformano in grano puro e fecondo. Gesù, infatti, ammonisce: non togliete la zizzania. Io ho dato la vita per la salvezza di tutti. Il buon ladrone è zizzania diventato grano. Sappiamo che il Vangelo cresce a poco, dobbiamo credere alla sua forza interna, dice Gesù, a quella di un granello di senape dagli inizi insignificanti. Sì. Il divenire della salvezza, la propagazione della grazia è silenziosa, ma efficace. Riesce a permeare e a lasciare i suoi segni dall'interno, senza clamore, come il lievito. San Paolo era un persecutore ed è diventato un apostolo infaticabile. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E di queste il primo sono io. San Francesco di Assisi era un giovane di mondo, cresciuto in una famiglia borghese, è diventato il santo della povertà, un gigante di umiltà e di penitenza. San Francesco Saverio era un nobile vanitoso che sognava di ricomporre il patrimonio di famiglia e recuperare lo splendore del casato. È diventato il missionario instancabile dell'Asia, un monumento di dedizione eroica alla causa del Vangelo. Charles de Foucault era un giovane passionale, caduto dal peccato fino a dire di se stesso, a 17 anni ero completamente egoista, proteso verso il male come se fossi in preda alla follia. E quando vivevo nel peggiore modo possibile, ero convinto che fosse tutto assolutamente normale. Ma per grazia di Dio, la zizzania ancora una volta è diventata grano. De Foucault ha scalato la montagna della santità, arrivando ad esclamare: per la diffusione del Vangelo sono pronto ad andare fino ai confini del mondo. Desidero soffrire il martirio per amare Gesù di amore totale. E la lista potrebbe continuare così con tanti santi che si sono convertiti per grazia di Dio. La misericordia di Dio è veramente inesauribile. Questa è la grande vittoria di Dio, la vittoria del bene sul male. Affidiamo allora tutto alla Regina dell'amore, le nostre difficoltà, perché lei ci possa sempre guidare, accompagnare nel nostro cammino di fede, per una vera conversione interiore
e soprattutto perché lei ci possa dare la forza di una vera pazienza per ascoltare la voce del Signore nei nostri cuori. Amen. Se tu sapessi O Maria, Regina quanto del mondo, Madre di bontà, è fiduciosa nella sacrificio, tua Maria, intercessione, noi se affidiamo a tu te le potessi nostre anime. solo Accompagnaci vedere ogni il giorno sorriso alla fonte della di gioia. Maria, Donaci il Salvatore, noi ci è un consacriamo a sorriso di te, tenerezza, Regina dell'amore. Amen. è un sorriso di bontà, è un sorriso di chiarezza. È grande, è pieno di umiltà. È grande, sì, è grande, è pieno di umiltà. Se tu vedessi che splendore sono gli occhi di Maria, se tu vedessi quanta luce negli occhi di Maria, sono pochi che ti cercano, sono pochi che ti chiamano, sono pochi che ti parlano, e guardali i suoi occhi. Perché ti amano e guarda lì i suoi occhi, perché ti amano. Ma se tu vedessi quanto è bello è il viso di Maria, se tu potessi solo vederlo, il viso di Maria. Troveresti tenerezza come un bimbo, come un figliolo, e gli daresti una carezza, perché è grande il suo dolore, perché grande, sì, è grande è il suo amore.